Amici di Vivi Mazzara, buonasera. Come preannunciato, l'ospite di turno è il giornalista professionista Ettore Bruno, nonché anche ufficio stampa del comune di Mazzara e direi non solo, perché adesso la presentazione la faccio continuare a lui. Grazie Ettore, No, innanzitutto grazie di aver accettato il nostro invito. Piero ed è un piacere essere qui oggi con voi. Ma Grazie per quanti l'invito. ruoli hai? Cioè, No, ma io ne ho tantissimi. uno che mi basta e avanza, nel senso che io sono l'addetto stampa del comune e poiché il comune di Mazzara è un ente consorziato del consorzio trapanese per la legalità e lo sviluppo per un triennio, sono anche addetto stampa del Consorzio Trapanese per la legalità e lo sviluppo, ma sempre in nome e per conto del Comune di Mazara del Sai che Vallo. bello averti qua? Il nostro è un incontro cordiale, all'insegna di uno scambio di opinioni e delle battute. E ogni tanto se viene un po' di ironia non fa Ma male. quello è fondamentale nella Cioè, chi vita. siede in quella sedia deve essere rilassato e soprattutto a proprio agio, perché i nostri telespettatori, chi ci guarda attraverso il nostro social Vivi Mazzara, vuole, sai, la semplicità. Da noi spesso diciamo che siamo contro il linguaggio del politichese. Quando c'è un ospite politico, glielo diciamo prima, no? Guarda, tu sei libero di dire quello che vuoi, ma cerchiamo di essere più semplici possibile, perché ormai la gente ama questo, no? Cioè girare attorno agli ostacoli, alle problematiche, no? Andiamo al sodo, come si suol Ma tu dire. sfondi una porta aperta perché tra l'altro io nel mio mestiere e voi dal vostro punto di vista, quali operatori dell'informazione, noi di fatto siamo dei sintetizzatori, cioè tentiamo di trasformare in un linguaggio semplice e in notizia, dal mio punto di vista, quella che è l'attività dell'ente, che a volte è complessa, è fatta di atti deliberativi, di richiami legislativi e quindi tentiamo di rendere semplice ciò che invece per sua natura semplice non è, ma sfondi una porta aperta dicendo che ci vuole semplicità, Ettore, concretezza e pragmatismo. tu da piccolo, anche da grande, hai giocato al pallone, ti sei divertito nella tua vita, hai fatto provini con la Juventus, no? Hai avuto un grande papà che, oltre ad essere una persona amatissima dalla città, è stata una persona che ha lasciato un segno. Quello dell'enorme simpatia, l'allegria, l'amicizia, ma soprattutto i valori della vita. Pino Bruno, attraverso le battute, rendeva tutto sempre più facile. Anche nei momenti drammatici bastava una sua battuta e lui ti portava sempre nella strada giusta per sdrammatizzare. Proprio venerdì scorso, tuo papà è stato commemorato dalla vostra famiglia. Con la vicinanza del Mazzara Calcio allo stadio Nino Vaccara, dove gli è stato dedicato tempo fa l'area degli spogliatoi. Ed è stato un momento commovente che abbiamo tutti ricordato e onorato, oltre con le sue battute e con un grande applauso. Come vogliamo ricordare tuo papà a 10 anni dalla scomparsa? Allora, intanto è chiaro che per ogni figlio, per ognuno di noi, purtroppo anche tu hai perso i genitori, io per fortuna ho ancora la mamma in vita, non è che un lutto sia più speciale di un altro, quindi ognuno di noi naturalmente serba per il proprio genitore un amore particolare, una passione particolare. C'è un discorso oggettivo, che non è ovviamente soggettivo, quello di un figlio, ed è un discorso di un personaggio, qual è stato mio padre, che oltre ad essere stato calciatore, allenatore, è stato anche un educatore. Perché la prova ne è che centinaia di persone che oggi magari hanno 60 anni e che sono stati da giovani allievi di mio padre mi raccontano sempre aneddoti diversi, battute diverse, e da parte di tutti traspare questa emozione nel ricordarlo. Ecco, mio padre è stata una persona
umile, un padre di famiglia affettuoso, è stato anche importante nell'ambito del calcio, e aveva questa dote che era la grande ironia, le battute spiazzanti, l'umor inglese che però metteva davvero, davvero tanta allegria, come tu hai detto bene, anche nei momenti particolari e di difficoltà. Io ti voglio raccontare solo un aneddoto. Ecco, mio padre, mi piace ricordare anche qui la grande battaglia che fa l'AIRC, l'Associazione Italiana Ricerca sul Cancro. Mio padre è andato via per un tumore ai polmoni, e quando siamo andati all'ospedale Cervello, in un momento particolare, anche immagini tu la tensione eccetera, era in stanza con un'altra persona, una persona anziana. Allora, lui aveva un paio di ciabatte nuove, particolari, e allora quel suo compagno di stanza vide quelle ciabatte, si conobbero, fecero subito, mio padre faceva subito amicizia, e gli disse: ma che belle queste ciabatte. Dice: mamma, io le ho trovate qui, le è andata in dotazione all'ospedale. Quella persona girò tutto il reparto per cercare, ecco, nel momento, perché nel momento voluto, drammatico, nel momento drammatico, bravo, riusciva a sdrammatizzare. La cosa bella, e non è facile, Ettore, non è facile. La cosa bella è che persone di tutti i ceti sociali, di tutte le condizioni economiche, dalla persona più umile alla persona più ricca, hanno avuto per mio padre una predilezione particolare proprio per questa sua capacità di parlare alla stessa maniera per il presidente di turno di chissà quale organizzazione e anche per il più umile, per la più umile delle persone. Quindi noi come famiglia abbiamo molto apprezzato il gesto che nel 2012 ha fatto l'amministrazione precedente con il sindaco Cristaldi e l'assessore Pietro Ingargiola, che hanno voluto dedicare l'area spogliatoi alla memoria di mio padre. Abbiamo molto apprezzato anche il gesto del Mazzara Calcio, il presidente della direzione, voi dello staff di comunicazione, dirigenti, staff Grazie. Tecnico e atleti, che a 10 anni dalla scomparsa hanno voluto ricordare papà. E quindi mi piaceva ricordarlo anche con un sorriso, perché le commemorazioni lasciano il tempo che trovano. Vogliamo ricordare invece una delle sue tante battute che faceva quando era in panchina, quando allenava, no? Qualche episodio simpatico, dai, prima di proseguire. Ma ce ne sono state diverse, ce n'è stata una io ricordo, me la raccontò il protagonista stesso, che era un portiere di calcio giovanile. Allora, in una partita fece la classica uscita a vuoto, quindi gridò mia la palla, arrivò l'attaccante, la mise dentro, si girò verso la panchina e pensò: adesso il maestro Bruno sicuramente mi dirà qualcosa. Allora mio padre lo chiamò con calma, dice: no, non ti preoccupare, non devo dirti nulla. Dice: senti, la prossima volta che esci, mise la mano in tasca, prese allora 1000 lire, dice: vammi a comprare un pacchetto di super confiltro. Allora ci fu la risata generale che sdrammatizzò quel momento particolare. Poi ci sono altri aneddoti che magari qualche volta c'è Antonello Pipitone, che è imprenditore, o Nicola Giacalone, già calciatore, imprenditore pure lui di successo, ed altri amici che ogni tanto mi dicono: dobbiamo fare un libro non sulla figura, sulla biografia, ma solo sulle battute. Sulle battute, ecco, e credo che ci sia materiale. Le battute di Pino Bruno. Ci sia materiale per potersi così divertire e ricordarlo in allegria. Ma è stata una persona buona che aveva, Ettore, questa dote dell'ironia. Allora, tra te e tuo padre c'è stato sempre un punto di congiunzione, no? Il punto che formate di solito. Mettiamo un punto, rotondo, è la palla. È la palla, no, la sfera, io ce l'ho qua. Che bella. Tienila. Perché secondo me, guardandola, ti porta un momento di ispirazione. Non so dove puoi arrivare con la mente, perché tu di solito arrivi molto lontano, anche in maniera veloce. Dico, questo è il punto di congiunzione, il passaggio tra padre e figlio. Il pallone vi ha sempre accomunato in tutto. Sì, il calcio, per chi lo vede solo ed esclusivamente come uno sport o una passione, è una cosa. Chi invece lo ha vissuto, dico io, dalla terza categoria alla Serie A, e lo ha vissuto pienamente, è una palestra di vita.
Perché il calcio, come gli altri sport di squadra, quindi non solo il calcio, abituano i giovani ad avere la logica non dell'io ma del collettivo. Ciò che succede dentro lo spogliatoio rimane dentro lo spogliatoio e poi fuori invece non si devono portare fuori, non per una questione Certo. solo di riservatezza, ma per una questione anche di giustizia. E poi ti abitua anche a frequentare gente di tutti i tipi, di tutte le maniere, un po' come il militare. Per cui io, dalle mie esperienze giovanili, ho giocato a calcio fino a 22-23 anni. Non ero una cima, ero abbastanza tecnico, ma ero molto veloce. E mi sono preso anche le mie belle soddisfazioni al calcio giovanile, sono stato rappresentativo allievi, ho fatto anche una piccola esperienza con la primavera della Juve, un provino che è stato allora positivo, poi una piccola esperienza di un paio di mesi, ma al di là dico dell'aspetto, poi a 22 anni ho deciso di dire basta perché secondo me o tu le cose le fai bene o non le fai, cioè se no se uno si vuole divertire se ne va con gli amici a fare la partita di calcetto, ma dal mio punto di vista anche giocare per come intendo io la passione, eccetera, se tu vuoi giocare anche a questi livelli, eccetera, tu ti devi impegnare al massimo. Allora non Certo. c'erano più gli stimoli, però il calcio non è solo una bella passione, è una palestra di vita. Ma per quello che si ama, no? E questo è uno dei tuoi grandi amori, Sì. a parte le tue tre figlie, a parte tua moglie, no? Aspetta, Sì, tieni la mai. tengo. No, stavo Dico, oltre, palleggiando. ma poi non lo puoi fare neanche in No, diretta. assolutamente. No, dico, questo è un tuo grande amore, oltre a quello della famiglia, no? Che stavo dicendo, le tue belle tre figlie, tua moglie, eccetera. Come si veste questo pallone? Cioè, tu come lo vedi oggi la sfera di calcio, il pallone, no? Ma io ti devo dire che rispetto anche a quello che era il calcio degli anni 80, io insomma ho 50 anni, quindi negli anni 80 diciamo ero in piena adolescenza, per cui ho vissuto quel periodo, gli anni 80, i primi anni 90, era un calcio diverso, perché per esempio per quanto riguarda l'aspetto agonistico, la Serie D di allora era la Serie B di oggi, cioè intanto parliamo di qualità. Era un Poi calcio meno tecnologico, più pratico, più vero, in era un effetti, calcio meno eh? tecnologico, era più pratico e c'erano ancora i valori. C'erano i valori, mentre adesso i ragazzi forse non vogliono fare tanti sacrifici, ma allora insomma era una passione, era bello vedersi, fare gli allenamenti, eccetera. Adesso noto che invece c'è meno passione. C'è più tecnologia e probabilmente questo ha portato anche a un disamoramento per alcuni giovani rispetto al calcio. Adesso è tifo soltanto e non quella passione di una volta. Ecco, Lascia diciamo che è andare via cambiato. il Andiamo, pallone, via. vai, lascia andare via. Anzi, ne approfittiamo, guarda, prendi tu, c'è anche una bottiglietta per i nostri gentili ospiti, perché noi in diretta ogni talvolta, ogni tanto, ci disinfettiamo le mani, ecco, soprattutto quando tocchiamo vari oggetti, no? Questo vuole essere anche un messaggio per chi ci guarda. Cerchiamo di fare prevenzione in tutto nella vita, soprattutto in questo periodo anti-Covid, anche se oggi a Mazara i dati ASP ci dicono che abbiamo 18 positivi e finalmente mi ricordo la grande paura quando eravamo arrivati a quasi 500, no? Anche se le cose non vanno bene a Marsala, che sono continuamente, e nell'intera provincia, Mazara in controtendenza ha solamente 18 positivi e ci auguriamo che nelle altre città si va a verificare la stessa situazione, perché dobbiamo liberarci, dobbiamo liberarci. E questo, guarda, una passatina di disinfettante ci vuole, eh? Allora ci porta a questo messaggio di prevenzione. Tu sei un'ottima penna. Ti Ovviamente la usi ringrazio. molto a livello istituzionale perché fa parte anche del tuo impegno per il lavoro che fai continuamente presso il Palazzo Municipale di Mazara del Vallo. Ma è difficile fare l'addetto stampa di un ente, di un'istituzione, del comune di Mazara. Ma come tutte le organizzazioni non semplici e complesse, cioè che risentono molto
dell'ambiente esterno, perché un conto è un'organizzazione chiusa, un conto è un'organizzazione aperta, è chiaro che sei sottoposto ad una serie di input, ad una serie di pressioni, ma io per l'esperienza che ho avuto è chiaro che è stato più difficile i primi anni, perché non c'era l'esperienza che c'è adesso e ti confrontavi con un ceto politico che ancora risentiva delle vecchie rimembranze della Prima Repubblica. Però io devo dire che ho avuto sempre un rapporto con i sindaci come il direttore di un giornale ha il rapporto con il proprio editore. Cioè l'editore di un giornale, di fatto, è il responsabile economico, è il responsabile dell'impresa, ma il direttore invece, quindi l'editore è il responsabile dell'impresa, ma il direttore deve avere anche per legge la sua autonomia. E questo, diciamo, rincorrere questo comportamento professionale, anche etico dal mio punto di vista, alla fine ha pagato, perché non tutti magari sono convinti di questo, ma è così. Ed è giusto che un sindaco democraticamente eletto abbia il suo portavoce politico per fare la giusta propaganda, detta non volgarmente ma proprio nella maniera nobile, cioè propagandare, pubblicizzare ciò che tu fai, perché è anche una forma di dare conto ai cittadini di quello che fai, ma da un punto di vista di parte. Invece l'addetto stampa deve istituzionalmente collaborare con l'amministrazione pro tempore e dare delle notizie ai cittadini che siano poi verificate secondo i crismi della professionalità. Quindi è difficile. Continua ad essere difficile, non è affatto facile, ci vuole sempre un equilibrio, ma alla fine, insomma, non credo che sia più difficile di altri mestieri. Ettore, tu sei stato l'addetto stampa del comune con diversi sindaci, sì, no? Sì. Sernero, sindaco Vella, sì. Macaddino, Cristaldi, Salvatore Quinci ora. No, ma ti dirò di più. Io sì. Oggi ho incrociato nei corridoi del comune Pierangelo Grimaudo. Pierangelo Grimaudo era lì per un incontro, è stato sindaco, e Pierangelo Grimaudo fu il primo sindaco che mi nominò addetto stampa, solo che mi nominò il venerdì e lunedì si dimise. Però hai avuto questa fortuna. E quindi diciamo che ho collaborato, seppur brevemente, non ufficialmente, ma sì, io sono stato incaricato dall'avvocato Vella, con una persona splendida con il quale ho avuto uno straordinario rapporto e ho tuttora un rapporto di stima che mi auguro sia reciproca. Ho collaborato con l'amministrazione guidata da Giorgio Macaddino, che è anche un amico sul piano personale. Ho collaborato con l'onorevole Nicola Cristaldi, ed è stata una palestra anche lì di vita, di amministrazione, di giornalismo, e sto collaborando con l'amministrazione Quinci e con il sindaco Quinci, e devo dire che con i sindaci che si sono succeduti, con gli assessori, ma anche con i consiglieri comunali di diversa estrazione, il rapporto è sempre stato ottimo, perché bisogna scindere quello che è il rapporto cordiale e personale con quello che invece il rapporto professionale. Molto spesso in politica, tu lo sai che la politica è dinamica, si cambia posizioni da un'ora all'altra, non da un giorno all'altro. Anche meno. Anche e allora meno. Chi è considerato il miglior amico del mondo, domani viene considerato... E invece non è così, ci vuole l'equilibrio, ci vuole mantenere i rapporti umani sempre al di fuori di quello che è l'aspetto professionale. Quindi io devo dire che mi sono trovato bene, probabilmente anch'io senza falsa modestia, magari mi faccio voler bene per l'equilibrio e per il rapporto che tento di mettere in atto con la mia professionalità, e far capire che anche dal nostro punto di vista dei dipendenti Ettore, e di addetto stampa... Scusami, io mentre tu parlavi ho fatto una riflessione. Dimmi. Io dico, tu ti sei soffermato su Cristaldi nel dire che è stata un'ottima palestra, sì, mentre sugli altri hai proseguito, no? No, che differenza no, c'è? Dico, che tipo di palestra intanto, è stata? Intanto chiaro, stati, non alzavi i pesi, no? No, sono stati 10 anni. È stata una sfida importante allora, stare vicino dico, al sindaco Cristaldi. Ti dico una cosa, sono stati 10 anni. Io ho fatto metà mandato con Vella, quindi sono stati soltanto
soltanto 4 anni con Bella. E con Magaddino sono stati 5 anni intensi, però purtroppo per le note vicende che sono accadute all'amico Giorgio, anche da un punto di vista personale e familiare, diciamo che per 2 anni e mezzo c'è stata un'intensa amministrazione e poi naturalmente. C'è stato con Cristaldi sono stati 10 anni e quindi diciamo che la palestra alla quale mi riferivo io con Cristaldi, stare 10 anni a collaborare con un sindaco e con un'amministrazione, tra l'altro un già presidente dell'Assemblea regionale, e quindi con Cioè, tu intendi diciamo. dire come stazza politica è stato qualcosa di più rappresentativo a livello No, no, nazionale? io parlavo dal punto di vista professionale. Poi c'è una cosa, Cristaldi è giornalista. Cristaldi è È un vero, giornalista, quindi diciamo che c'era questo tipo di rapporto anche da un punto di vista professionale, ma non è che l'uno, ma non per fare né il Ponzio Pilato né l'equilibrista, non è che l'uno, in questo momento per esempio io devo dire che il sindaco Quincy che si avvale di un portavoce politico come la legge prevede. Però devo dire che io ho la massima autonomia per quanto riguarda, e c'è un ottimo rapporto anche di carattere personale. Quindi il discorso di Cristaldi è stato un discorso di 10 anni. Quando tu collabori con un'amministrazione per 10 anni e soprattutto con un giornalista, è chiaro che anche da un punto di vista professionale si crea quella simbiosi. Che, attenzione, non ha nulla a che vedere con l'aspetto politico, ma completamente, perché anche certo. Cristaldi intelligentemente, come ha fatto Quincy adesso, ha nominato un portavoce politico, che era l'amico Pasqualino Mataroccia, come ora c'è l'amica Mariella Quincy con Salvatore Quincy. Quindi scindeva proprio la situazione politica dalla situazione amministrativa. Però diciamo che è una bella palestra di vita quella di. Ettore, leggevo sui social oggi, e qui cade a pennello, no? 3 anni fa scompariva Giovanni D'Alfio, che noi abbiamo una fotografia qui all'interno del nostro ufficio. Come vogliamo ricordare Giovanni D'Alfio? È stato un sindaco amato e amico di tutti. Giovanni D'Alfio, io Una lo persona parte. sempre col sorriso Allora, a parte splendente. che, insomma, qui siamo, anche se noi ci riteniamo una grande città da un punto di vista anche di dimensioni, alla fine è una piccola città e ci conosciamo tutti. Quindi con Giovanni c'era anche un rapporto di carattere personale, ancora erano con i figli, con Gian Domenico, con Arianna, quindi c'era già un legame. Personale. Io poi ho avuto modo, non da addetto stampa, ma da allora giornalista freelance, collaboravo con Televallo, Canale 2, con l'agenzia ANSA, e quindi ho vissuto quelle fasi di sindaco di Giovanni D'Alfio dal punto di vista professionale. E devo dire, una straordinaria persona per bene, un profondo conoscitore dell'ambiente della Marina, perché lui veramente era un grande conoscitore. Io lo metto quasi a livello di Giovanni Tumbiolo per la conoscenza che aveva lui dell'aspetto marina in generale. Dal punto di vista politico, Giovanni ha pagato probabilmente quel periodo storico di equilibri nell'ambito del centro-sinistra, però da un punto di vista personale è davvero una persona per bene, un galantuomo, veramente un bel ricordo e mi è molto dispiaciuto quando è venuto a mancare, una grave perdita per la città. Ettore, come ti trovi? Sei rilassato? Ma io sono a mio Questa è una poltrona agio. che a volte scotta, sai? Ah sì, no, ma tu sai che io sono abituato a stare dall'altra parte, ma poi dall'altra parte, da questa parte non è che cambi No, molto, io mi ricordo dico. con Peppe Maniscalco, che è il nostro direttore della testata Sì. giornalistica di Mazara. Venerdì abbiamo ricordato quando abbiamo fatto il tour de force nella notte delle elezioni di 2 anni fa, no? Sì. Quando venne eletto Salvatore Quincy sindaco. Eravamo io, tu, Peppe Maniscalco e Pasqualino Mattarocci, e fu un'esperienza che a me mi è rimasta nel cuore e mi auguro di ripeterla fra 3 anni, eccetera. Però queste esperienze poi aiutano. Facevamo il paragone dei discorsi che i candidati sindaci facevano allora da noi in quella famosa notte, a poi a quello che è successo negli ultimi 2 anni, no? Perché sai, a volte si parte con delle idee, dei programmi, eccetera, e strada facendo, a volte ci sono delle condizioni che ti portano a cambiare anche
non dico la programmazione perché il sindaco Quinci ha detto qua che sta rispettando la linea che gli fu fin dall'inizio, gli fu data, no? Per cui adesso ci ritroviamo con una Quinci bis, una giunta nuova nel giro quasi di 2 anni, no? Secondo te è cambiato qualcosa? Tu sai che io... Innanzitutto, però te lo voglio dire anche davanti a un caffè, se gradisci. Ci mancherebbe, no? io sono... non ho il vizio di fumare, cioè, qui per fortuna mia non ho il vizio di bere, ma sono un drogato di caffè. Quindi no, questo te lo dico... Siccome la camomilla qui in questa intervista non serve, il ginseng non ti serve perché sei bello forte di tuo, però un caffè non dispiace. No. Attenzione, se poi vuoi l'amaro... o l'amaretto. No, io preferisco il caffè lo preferisco bene. Tu sai che io ti voglio bene, sai che io mi trovo qui come a casa mia, ma neanche sotto tortura tu mi porterai a parlare di politica e di equilibri politici per quanto riguarda l'attuale situazione. Io quello che posso dire è questo. Allora, il discorso il tuo è... ruolo da libero cittadino, non voglio sottrarmi. È chiaro che i dettagli non ci interessano. Io non voglio sottrarmi, io dico questo, dico che un sindaco, chiunque esso sia, intanto deve avere 5 anni di tempo, sia perché lo dice la legge, sia perché è giusto. E quindi io credo che bisognerebbe... tornare alla normalità della giusta attesa del quinquennio, chiunque sia il sindaco e qualunque coalizione lo sostenga, perché per raggiungere un programma amministrativo o gli obiettivi di un programma amministrativo serve tempo, e quindi questa è la precondizione che riguarda Salvatore Quinci, come riguardava Nicola Cristaldi, come riguardava Giorgio Magaddino, Vella e tutti i sindaci che ci sono. Detto questo, io mi sorprendo di chi si sorprende che ci siano bello questo gioco di parole, cioè, mi piace. Nel senso che... Aspetta, io mi sorprendo di chi si sorprende. Cioè, noi abbiamo visto cosa è accaduto a livello nazionale. A livello nazionale, noi fino a qualche mese fa, il governo giallorosso, o elezioni, poi era... copava sotto la questione di Draghi, dico, ma adesso sono lì tutti insieme appassionatamente e dal mio punto di vista... Ma quella è stata un'emergenza nazionale. E dal mio punto di vista, anche giustamente, perché stimo molto il presidente Draghi e spero che in questo periodo di emergenza si possa davvero fare bene per uscire da questa pandemia che non è soltanto un virus, ma anche un virus economico. E quindi diciamo sugli equilibri no, poi ci sono ovviamente delle diverse posizioni, come è giusto che sia, chi non fa più parte della maggioranza è giusto che dica la sua anche come critica, e chi è a difesa della maggioranza invece è giusto che difenda le scelte, ma insomma non è che mi sorprenda più, li abbiamo visti in 20 anni, abbiamo visto così tanti cambi eccetera di direzione che quindi non sai, mi sorprendo io non ti voglio fare parlare di politica a livello comunale, ma ti farò parlare di politica a livello regionale. Però prima di questo, che ne dici? Ah, ecco il caffè, il caffè. No, ci penso io, dai, non ti formalizzare. Ecco il caffè, grazie. Guarda. Che belle, le tazzine Aito. Queste sono le tazzine più famose di Mazara del Vallo. Cioè, i veri protagonisti di questa trasmissione non siamo né io né tu. Tu lo sei come ospite senz'altro, no? A me non interessa. A me interessa che loro... rappresentano il momento cordiale dell'incontro con l'ospite, no? Loro hanno questa funzione principale all'interno della trasmissione. Tu dimmi, sei rilassato? Io mi sento benissimo. A mio agio. Il caffè che di solito non si è abituati a bere nelle varie trasmissioni televisive, lo beviamo qui a Vivi Mazzara. E ci aiuta a essere ancora più rilassati, no? Con piacere. Possiamo? Sì, però volevo sapere la tua esternazione attraverso i colori della coppia tazzina caffè. Ognuno guarda. No, rifletti, però possiamo anche sorseggiare il caffè. Io ho i colori di Bibi Mazzara, guarda, bianco e blu. E questo è arcobaleno.
Dipende ognuno come lo vede, sì, c'è chi lo vede in una maniera, addirittura allora, c'è il giallo che lo vede verde e viceversa. Devi sapere che io non sono un grande esperto di arte. Tu devi sapere no, a me che, non io, interessa l'arte. Che io la... C'è l'ispirazione che ti viene a guardare la tazzina, cioè qui l'arte la mettiamo da parte perché ce l'abbiamo già in mano l'arte. Sicuramente è una tazzina colorata che dà un'energia pure particolare, oltre però al contenuto che se tu lo vedi, scusami, sotto l'aspetto dell'arcobaleno, l'arcobaleno a volte ha un grande significato con la P maiuscola, no? Ci porta la pace. Ma infatti questa città ha bisogno di pace e di pacificazione. Questa è una città che per troppo tempo è stata oggetto di una lotta quasi tra Guelfi e Ghibellini. Io quello che mi auguro è che questa città riacquisti quel clima di pacificazione e quel clima anche di collaborazione. È chiaro che poi nei periodi elettorali ognuno vada a mettere in evidenza quello che è il proprio programma, quelle che sono le proprie idee, ed è giusto anche durante che ci siano delle critiche, purché siano costruttive, purché non scendano mai nel personale. E quindi la dialettica è, secondo me, il sale della democrazia. Per cui essere anche di parte, essere tifosi, essere appartenere a un partito politico, a una coalizione, o avere un'idea piuttosto che un'altra, ma questa è insomma la ricchezza, è la diversità che porta alla ricchezza. Ma questo non vuol dire giocare allo sfascio dall'una e dall'altra parte. Quindi io mi auguro che questa città, quindi il riferimento a livello nazionale non a Mazzara del Vallo, ma mi auguro che anche in questa città ci sia questa sorta Ettore, di pacificazione. Da un punto di vista tuo personale, no? Come vedi? Possiamo le tazzine perché dobbiamo prendere un altro oggetto. Da un Grazie. Punto di vista tuo personale, conosci questa, no? Ah, questa è la famosa radiopolitica. La famosa radiopolitica. Da qui, guarda, da qui arrivano intercettazioni da tutte le parti e quando ci sono gli ospiti, soprattutto politici, esterniamo quello che noi riceviamo, no? So che tu ami il mondo della radio anche, no? Questa è, sono cresciuto in radio. Sai che questa è una radio in modulazione di frequenza onde media in contemporanea. Pensa che cosa esce. Senti tu qualche rumore? Ma sento un rumore, un silenzio assordante. Qui ci siamo, ecco. Vuol dire che il caffè era preciso e non c'era niente. Però c'è l'antenna alzata. Allora, secondo te, non andiamo alle intercettazioni, ma radiopolitica, secondo te, in questo periodo può essere piena di intercettazioni? C'è proprio... La città è avvolta da onde che trasmettono, che arrivano, no? Tu parlavi di Guelfi e Ghibellini, riferendoti alla politica mazzarese. Anche, non anche. Solo, ma anche regionale, anche nazionale. Ottimo il paragone, mi è piaciuto. No, ma noi andiamo su uno strano, perché sai, la gente non ci interessa, la gente ascolta Rai 1 e segue le cose nazionali, e seguono Vivi Mazzara per sapere le cose della città. E noi è bello quando facciamo questo paragone come l'hai fatto tu. Secondo te radiopolitica cosa potrebbe intercettare in questo periodo nostrano, così in maniera generica, no? C'è confusione, partiti in movimento. I partiti sono in movimento. I gruppi. Allora, i partiti e i gruppi sono in movimento, ma se mi posso permettere, la mia idea è questa, che se c'è una mira alle prossime regionali, ma sono tempi molto anticipati. Cioè in politica 3 mesi... Ettore, ma radiopolitica dice che siamo in campagna elettorale. No, ma una campagna elettorale non può durare 1 anno e mezzo, 2 anni. Ma c'è già chi lavora, anzi, lo so, alziamo il portaradio. Lo so, ma io lo so, questo lo so, che è tutto naturalmente...
tutti si stanno preparando a questa consultazione. Ecco, e io ed mi è giusto, a quello. Ed è giusto che lo facciano. Perché cioè, la radio sta esplodendo di intercettazioni. È giusto, la città è giusto che lo facciano, e devo dire che meno male che lo fanno, soprattutto per gli organi di informazione che hanno così. Esatto. Come, no, noi abbiamo un termometro della situazione in mano. Però secondo e qui me, parecchi ospiti ci dicono che la campagna elettorale è già iniziata. Però secondo me ci sono continue riunioni. Sì, sì, però secondo me se in questo momento non, tutto dipenderà anche per quanto riguarda la politica. Scusa, ma anche a Pasqua adesso sono, visto che a casa non si potrà essere più di quattro in famiglia, c'è gente che si sta organizzando in smart working per fare incontri politici. Come la mettiamo? Faranno quello che devono fare, ma due anni prima, insomma, è un periodo troppo lungo, perché io credo che in questo momento neanche i diretti responsabili e attori principali della politica regionale sanno, per esempio, se Musumeci si ricandiderà, sanno, per esempio, se questo progetto che sta partendo a livello nazionale di un'aggregazione di forze di centro con gli estremi fuori potrà avere un risvolto a livello regionale, così come a cascata a livello locale. Quindi è tutto in evoluzione. Io credo che un annetto prima esatto delle elezioni si avrà il quadro completo. Ma così come dico questo, dico un altro. Ci sono personaggi politici locali che hanno dimostrato di avere un consenso anche nelle consultazioni comunali. È giusto che se hanno questa ambizione, è giusto che la coltivino, e se quindi fanno delle riunioni politiche per mettere attorno a loro dei progetti di candidatura, ma voglio dire, perché no? Secondo te? Non c'è nulla. Allora, di male. Una risposta secca, sì o no? Ci sono attualmente lavori in corso per le regionali? Ma certo che ci sono, questa è una risposta abbassa scontata. Abbassa l'antenna. Questa è una risposta abbassa scontata. Abbassa l'antenna, hai detto sì. Ok, se abbassa l'antenna, togliamo Radio Politica, la mettiamo qua. Questa è la radio più amata dagli italiani. Ma è bellissima, è una radio. Vedo che cambia colore una persona. Quando la sola antenna entra tra queste e le tazzine di caffè. Adesso hai capito perché sono protagonista. Ma io ti ho seguito, quindi già sapevo, mi ero preparato per questi due momenti di... Ettore, allora, attraverso l'ironia noi cerchiamo anche di mandare, come dire, il classico messaggio di coinvolgimento alle persone che ci seguono, perché vogliamo che tutti siano partecipi ai nostri incontri. Domani alle 9 è previsto il Consiglio Comunale a Mazara. E allora, altra seduta in presenza, finalmente, 17 punti all'ordine di giorno, un po' variegati, no? È stata una settimana importante, perché ricordiamo che questa settimana proprio tu hai fatto il comunicato stampa dell'approvazione del bilancio di previsione 2021-2023, per cui una settimana importante, con una dichiarazione di Giacomo Mauro, che abbiamo commentato l'altra sera, che parla di tributi, tra l'altro sarà costretto, per via delle casse comunali che piangono, ad aumentare anche la tassa sui rifiuti, e potrà essere uno degli argomenti che ti devo correggere. Domani verrà dibattuto. Allora, ti devo correggere, intanto non perché tu hai detto una cosa esatta, hai detto una cosa giusta, però diciamo la prospettiva è diversa. Intanto la nota sul bilancio che noi abbiamo fatto: il bilancio di previsione è lo strumento principe del comune, dove si vanno a programmare le spese e le entrate dell'anno in corso. Per varie ragioni, anche legate a ritardi a livello regionale, perché poi ovviamente ci sono delle partite di giro, di trasferimenti di risorse nazionali e regionali, negli ultimi anni il bilancio, le amministrazioni, i comuni, anche Mazara, sono stati costretti ad approvarli più in là nel tempo. Adesso è stato approvato in giunta invece questo strumento, che nel giro di un mesetto approderà in consiglio comunale. Invece comprende le spese e anche le entrate previste, previsionali per l'anno 2021. Per quanto riguarda le spese e le entrate, soprattutto per quanto riguarda le spese, è stato chiarito dall'amministrazione che l'IMU resterà invariata. Per ora non c'è pagamento di tassa di suolo pubblico per la nota pandemia. E anche l'addizionale IRPEF è rimasta invariata. Ha annunciato l'assessore Mauro che ci sarà un lieve aumento per quanto riguarda
la tariffa sui rifiuti, che è uno strumento che è compreso nel bilancio, che andrà tra un mese, ma il piano tariffario già viene discusso nella seduta di domani, perché è già stato approvato, e c'è una delibera dell'ARERA, che è l'Agenzia Nazionale Indipendente di Regolazione dell'Energia e dell'Ambiente, che ha un po' cambiato la tariffazione. Naturalmente, da un punto di vista tecnico, finanziario, domani è la sede del Parlamento locale, dove l'assessore Mauro, l'amministrazione, andranno a spiegare le ragioni. Ma nel comunicato, io mi attengo naturalmente agli certo. atti deliberativi, nel comunicato è stato spiegato questo, nel senso che non c'è un aumento, si dice al comunicato, perché le casse piangono, ma c'è una rimodulazione della tariffa per questa delibera dell'Agenzia Nazionale, che mette dentro i costi delle poste che prima non erano inserite, insomma, per dirla semplicemente. Hai fatto questo. Chiarezza, se stato però dico però attenzione, sarà l'amministrazione che domani in consiglio, voi avete modo di vederlo, sì. annuncerà, perché mi sembra giusto che sia così. Ecco, per quanto riguarda alcuni dei punti dell'ordine del giorno di domani, perché lo scorso sì. consiglio comunale ha visto un solo punto, era il dibattito politico in aula. Adesso invece abbiamo i 17 punti, se non erro, sì. se ci vedo bene, perfetto. Io immagino che domani, dopo l'ora delle comunicazioni, delle interrogazioni, e quindi probabilmente ci sarà uno strascico di dibattito politico, immagino io, ma ci sarà presentazione di qualche interrogazione, eccetera, oltre al piano tariffario, al piano delle tariffe e rifiuti, al PEF, che è lo strumento di programmazione economica finanziare proprio dei rifiuti, ci sono alcuni regolamenti, c'è per esempio il regolamento generale delle entrate comunali, che è un regolamento importante, c'è il regolamento sull'utilizzo dei beni confiscati alla mafia, quindi ci sono un paio di regolamenti che sono la base per poi le amministrazioni agire, quindi credo che sarà un consiglio importante. E poi successivamente, invece, quando ci sarà il parere del Collegio Revisori dei Conti e delle commissioni competenti, tra un mesetto approderà in consiglio lo strumento principe, che è il bilancio. Tra l'altro, Ettore, domattina, se pensiamo un attimo, sarà la prima volta che componenti del Consiglio Comunale di maggioranza e di opposizione incontreranno in assise i nuovi assessori, per cui si prevede, secondo te, un dibattito acceso proprio all'inizio del Consiglio Comunale, considerato che nella precedente seduta la Giunta e il Sindaco, anche se con una motivazione formulata in una lettera presentata al Presidente del Consiglio, hanno spiegato i motivi per cui non sono stati presenti. Per cui questa è la volta che il Consiglio si incontra con il sindaco e la giunta, perché domani saranno tutti presenti. Ma io non lo so quello che succederà, l'ora delle comunicazioni, da quando c'è questa presidenza del consiglio, che c'era anche nella precedente amministrazione, c'è l'ora delle comunicazioni, e quindi è quell'ora, l'ora iniziale, nella quale si parla di vari argomenti, quindi probabilmente ci sarà anche questo dibattito, vedremo domani, ormai domani avremo modo di vederlo, non lo so francamente, perché poi sarà una scelta dei singoli consiglieri comunali, non lo so, non leggo nella sfera di cristallo. Che Pasqua sarà questa, Ettore? È una Pasqua particolare, Piero, perché questa pandemia, io ne parlo anche purtroppo, come sai, ho anche avuto un lutto causa Covid. Due lutti causa Covid lutti. In famiglia nel mese di ottobre. E quindi, allora, chi ha vissuto in prima persona questo dramma del Covid, chi è stato contagiato, chi ha avuto un amico, un parente contagiato, allora forse può capire meglio di altri quella che è questa pandemia. Perché poi io ho notato questo, adesso c'è una grande sensibilità sul tema, ma io ricordo mesi fa c'erano ancora delle persone che consideravano questo virus come una semplice influenza e mettevano in primo piano, come giusto anche che sia, le ragioni economiche, ma non dicendo l'economia soffre, dobbiamo aiutarla, come giusto che sia, ma dicevano apriamo tutto perché alla fine è un'influenza, e questo non è così, perché si rischia la vita anche in età giovane.
Quindi io quello che spero è che questo piano vaccinale vada avanti nel tempo, quando sarà il nostro turno ci vaccineremo pure noi, dico, Assolutamente è sì, giusto. certo. Io, per esempio, se ci fosse la possibilità di vaccinarmi domani mattina anche con AstraZeneca, io lo farei senza alcun problema. No, Ma perché dice AstraZeneca? perché E non dici AstraZeneca, Pfizer o no, Moderna? io dico AstraZeneca perché da un punto di vista di Cioè, si è più comunicazione. coraggiosa ad affrontare questa No, sfida? perché in questo momento le polemiche sono puntate su AstraZeneca. Nessuno fa polemica sugli altri vaccini. In questo momento la polemica è su AstraZeneca. Quindi quando uno sostiene domani mattina mi farei il vaccino anche con AstraZeneca, è un modo di dire che il vaccino salva la vita. E quindi io per mia indole non sopporto i novanti. Ognuno ha le proprie opinioni, giusto? Ma Assolutamente io sì. Anche non. perché tu vieni da una No, no, difficile ma io guarda, tragedia ma non è di solo quello. Covid. Io sono sempre stato a favore dei vaccini perché io credo che la scienza, che i vaccini abbiano salvato milioni e milioni di vite. E quindi voglio dire, non è possibile. Poi noi chi siamo? Cioè, che conoscenze, quale competenze abbiamo noi per decidere o per dire se un vaccino va bene o se un vaccino. Dobbiamo affidarci alla scienza. E quindi è giusto che sia così. Ettore, se hai seguito tu le precedenti trasmissioni, avrai notato che a fine trasmissione noi invitiamo l'ospite a guardare l'obiettivo, no? Però con un'attenta riflessione, meditazione possibilmente, no? E allora, ti sei dimenticato a dire qualcosa durante l'arco della trasmissione? Punto interrogativo. Gradisci parlare con qualcuno in particolare che ti sta guardando? Punto interrogativo. Oppure vuoi dire solo ciao, ciao, grazie, prego, buonasera. No, io volevo approfittare della tua gentile ospitata in questa trasmissione. Siamo a ridosso della Santa Pasqua e quindi volevo soltanto rivolgere ai nostri concittadini, agli amici, ai familiari, ma anche alle persone che magari non abbiamo chissà quali rapporti, ma abbiamo rapporti cordiali, a tutte le persone un augurio di una Santa Pasqua con la speranza che ci sia davvero una rinascita. Pasqua è rinascita e speriamo che con la campagna di vaccinazione e con adottando le misure giuste noi possiamo uscire da questa pandemia perché davvero non ne possiamo più. E quindi l'augurio è che ci sia ancora un surplus di forza, come ha avuto fino adesso tutti, abbiamo avuto questa forza di andare avanti, dobbiamo avere questa forza. E quindi è l'augurio che io faccio a tutti, faccio a voi, alle vostre famiglie e Grazie, a chi ricambiamo. ci sta Ma guardando da noi, non, casa. guarda, non ti facciamo andare se prima non ci dai un regalo. Tu sei un personaggio pubblico. Non solo per il lavoro che fai, no? Ma soprattutto perché in passato tu hai fatto delle belle radiocronache del Mazzara Calcio, no? Hai presentato, fai delle premesse durante gli incontri importanti, al Palazzo Comunale, durante gli eventi, no? Tu sei sempre ottimo moderatore, eccetera. Mi passi un microfono, per favore, non lo spillino. Oh, questo anche, va bene questo, Ettore? Se Che mi devi fare, Piero? ma già lo sai, Tu non è che 36... devi distruggere 3, un'immagine che uno costruisce poco alla volta No, hai fatto e tu nella mi tua devi vita... No, annullare. no, no. Sai che la stessa paura io l'ho avuto quando Chiambretti a me a Natale ci invitò a fare parte del cast della trasmissione. Ci disse io vi vorrei con noi. Io e Natale abbiamo detto, ma noi questo ci vuole No, ma sfidare voi siete una uomini di vita. spettacolo, io No, sono no, no. invece. Tu hai fatto delle no, no, no. Hai fatto delle belle radiocronache, no? Sì. Che tu fai parte della storia del giornalismo sportivo anche di Mazara e vorrei che tu commentassi solo un'azione di un gol, visto che abbiamo iniziato il programma sotto l'aspetto sportivo ricordando anche papà, sarebbe bello concludere in maniera simpatica, allegra, no? Combattiamo questa pandemia anche con una battuta, per cui un'azione da gol. Con la rete Allora, che segna il Mazzara Calcio e invitiamo la gente a sostenere il Mazzara. che noi dobbiamo invitare la gente a sostenere il Mazzara e quindi questo è fuori di dubbio. Io
mi sottrarrò alla tua richiesta, però ti racconto un piccolo aneddoto in chiusura. Che mi ha, io non lo sapevo, me l'ha detto questa settimana Totò Bruculeri. Ho incontrato Totò Bruculeri, con il quale non ci vedevamo da tempo, e mi ha detto: Ettore, io ti cerco da mesi. Totò, che è successo? Ho detto: ho fatto qualcosa. Dice: no, 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 per una cosa bellissima. Dimmi, Totò, che è successo? Ti dovevo raccontare che mesi fa, dice, sono stato a Sportilia, prima della pandemia. Totò Bruculeri è stato a Sportilia da allenatore, è andato a ritirare un premio e si è accorto, ha incontrato Rizzoli, ha incontrato i maggiori arbitri, adesso sì. Si è accorto che nel raduno annuale degli arbitri italiani, parliamo degli arbitri di Serie A, parliamo di tutti gli arbitri di A e B, in una lezione che loro fanno in questo raduno a Sportilia con gli arbitri, mettono in sovraimpressione nello schermo un pezzettino di una ventina di secondi di telecronaca, ed era quella tua, e c'è la mia voce, ma non perché sono io importante, perché è stato importante l'oggetto di quella telecronaca. Fu un famoso Mazzara Villabate nel quale Ciccio Erbini fece un gol straordinario. L'arbitro annullò il gol. Un arbitro del Veneto. Mentre tutto il Mazzara festeggiava, la squadra avversaria andò a fare il gol del pareggio. E allora quella piccola telecronaca viene messa ogni anno dagli arbitri di Serie A e B quale esempio negativo di arbitraggio. L'arbitro scappò in quella partita, cioè, mi ricordo, dopo 7 minuti. Io infatti... mi disse Totò, dice, io te lo dovevo dire da tanto tempo, dice, e Rizzoli avevano proprio, dice, e io ho detto, ma questa voce la conosco, è quella di Ettore, ma questo è Ciccio Erbini. Perché gliel'hanno detto? Perché lui allora allenava il Mazzara. Esatto, Totò e vinse il campionato in quell'anno. E quindi mi ha raccontato questo aneddoto che io ho voluto condividere con voi. Mi perdonerai se non farò a comando la telecronaca o la radiocronaca. Allora, bene, allora, intanto abbiamo dimostrato come sai tenere bene in mano il microfono, e questo è stato importante, perché a conferma di quello che abbiamo detto. Natale è l'intruso delle trasmissioni, si presenta all'ultimo istante. All'ultimo istante, innanzitutto per rispetto, perché io voglio ricordare papà, che ero molto legato affettuosamente, ed Ettore, che mi vanto il piacere di conoscere da un sacco di tempo, essendo molto vecchio. Quindi è vecchio, tu sei diversamente giovane. Questa sera ci è stato l'onore di essere con noi. Ma quale onore, è stato un piacere. Che porta avanti sempre la nostra città, sempre, in tutti i modi. Tu sei il paciere di turno, perché tu non hai mai alzato nessuna cosa, politicamente, giornalisticamente, quindi questo ti fa onore. Quindi noi abbiamo preso molto da te, quindi abbiamo imparato molto da te, quindi ti voglio donare insieme a Piero una bottiglia. Una volta si parlava della Santa Pasqua e tutte cose, quindi è un auspicio prima per augurarvi una buona Pasqua a tutta la tua famiglia, e poi vedere se possiamo fare come Londra, che oggi praticamente a Londra città non c'è stato un morto. Quindi vuol dire che i vaccini funzionano. Quindi facciamo andare avanti la prevenzione con l'aiuto di tutti, con l'aiuto del sindaco, i medici e tutti quanti, e soprattutto la comunicazione. Quindi questo è un augurio di Pasqua che ti faccio, e ti doniamo questa. E io l'accetto con il cuore. Io se gradisci, hai l'opzione anche bellissima di poterla bere in studio. Bellissima, io vi ringrazio, ed è davvero la stima, sapete che è reciproca, e non è soltanto una dichiarazione di facciata, sapete che è così. Da 40 grazie anni, un'amicizia che dura 40 anni non si... Certo. Grazie Natale, grazie Piero. Grazie Natale, Ettore, grazie. Grazie a voi. Come dico alla fine io, Barbara D'Urso dice cuore, come dice? Io non amo lo so, il cuore. Tiziana, come dice Barbara D'Urso? Col cuore. Io dico grazie, veramente, grazie di essere stato con noi. Piacevole intervista, ci siamo così bizzarriti anche con un pizzico di ironia a passare questa oretta insieme. Chissà, ci rivedremo magari in questa trasmissione, senza il pallone,
senza il microfono. Io, tu sai che amo stare dietro le quinte, non davanti al microfono, se non per professione. E però purtroppo il tuo mestiere ti porta anche a stare davanti al microfono. Non potevo sottrarmi a questo gradito invito. Grazie, gentilissimo, auguri, buona Pasqua Ettore, buona Pasqua. Buona Pasqua.